ti ho riservato l'ora, guarda che pensiero ho avuto, pezzo di merda. Dobbiamo decidere l'ora, eh? Sì, decidi te. Va bene, va bene. Ora si fa una bella doratura, eh? Oh, no, ora intanto... Ah, ci ha messo via, sì. Ora questo è tutto, è l'abbozzo, se ho l'abbozzo. Ora vedi, praticamente qui devo trovare tutte le bifore delle finestre di Palazzo Vecchio, che c'ha tutte le bifore, ora è abbozzato, il disegno. Quindi devo fare... Ci devi ritornare, Ci devo tornare a particolare, devo tirare fuori, vedi, qui si intravede, ma le devo tirare fuori. Vedi, qui c'è delle colonnine bianche. Sì, sì. E l'oro lo fa in questa zona? Ora, in questo, ora praticamente... Sarebbe stata grande, troppa la vallata, allora cosa ho fatto? Si spende, si fa un bel sole, un bel tramonto, bello. Con un po' di turchesi che mi collega alle due torri, perché altrimenti sì. Si collega male. Allora vedi, da lì, vedi, si collega le due cose, diventa tutt'uno. E l'oro diventa circolare, capito? Hai usato capito? Le righe, qui pendenti. Tutte le righe, vedi. Ah, questo. Sono ancora a brattare. Va bene, vai. Un lavoro artigianale. Questo lo dava la bottega. Tante le facevo io. Per tutti i lavori da ragazzi di bottega, così che si impara. Voglio fare un campanile dal manicomio. Una stanza e corridoio, no? Si sentiva tutto, c'era il cartone dall'altra parte. E c'era il mio amico dall'altra parte, aspetta una donna. Dice altro aspetta una donna, non prevenzione. Ma si sentiva tutto perché c'era il coso di cartone, no? Ho questo da lì sopra, che gli arriva, comincia a sfogliare e comincia ad alta voce. Ma tu sbagli, ma donna, è comodo. Io te lo fa dorare, sai, io te lo fa dorare. E via via, con la spoglia, che belle tette, io te le foto dare, il bel culo che fa, a un certo momento mi si rizzicca e bussa alla porta e fa, chi è? Sono il donatore! Delle avventure nella vita, ragazzi, della si mise a ridere. Dopo 10 anni, quando il periodo d'oro, il mondo lo fa più, gli arrivano sempre tardi, gli arrivano dopo 10 anni, 20 anni. Però l'importante è che arrivano, poi se non arrivano sono cazzi su, io mi diverto. E vai. Vai a coma. Calda. All'immortacci tua. E di tuo nonno, ma guarda, se tu fai un po' d'oro, mi ha detto vengo maestro, mi ha detto. L'hai visto? A mezzanotte ci si vede di fronte dal Revoir. E si guarda a mezzanotte chiude alla chiusura si va a casa. Buonanotte, questo è il quadro, capito? Gianna, ti affido il tuo figlio, voglio di bene, che so che te gliele vuoi. Si batteva i coglioni e da due palle fece dei fogli d'oro meravigliosi e lì nacque la forma d'oro, cazzo! Bravo! Palle d'oro, in via dell'Adriento, c'è ancora le palle d'oro. Oh. Quindi da questa è storia, capito? Storia. Tutto registrato. Tutto registrato. Ricordate tutto sia registrato, giustino c'è. Vale, ma con un respiro si fa. È il mestichiniere, via Ok. Antica.
e lì nacque perché si frequentava tutti gli artisti eccetera e diceva sempre, diceva quante foglie ti ha fatto stasera, perché lì nacque l'idea della foglia d'oro. Allora, capito, non sapevo. Dai. Ok. Ho 90 anni, peccato mi tocca morire ora e comincio a capire qualcosa, perché più che si invecchia, più che si comincia a capire, però il tempo è scaduto. Vabbè, non sempre.